Spettacolo. Buona. Deve essere sweet. Ciao a tutti, oggi a grande richiesta di Totonno 68 andiamo a preparare una Amber Keller Beer, una lager tedesca. Quindi colgo anche l'occasione per fare una all grain, quindi tutto fatto da me, e testare il nostro fermentatore della Eguro. L'altra volta ho utilizzato le polveri e il gusto non era proprio dei migliori, quindi adesso proviamo con all grain, quindi facciamo contente, diciamo, un follower e anche me che vado a testare la macchina in maniera appropriata. Allora, non perdiamo tempo, vi faccio subito la lista degli ingredienti. Se non riuscite a scrivere tutto, trovate la lista scritta sotto il video. Allora, io per questa birra andrò a utilizzare 1,6 kg di malto Pilsner, questo qua che avete già visto in altri video, 200 g di malto Biscuit, che è un malto rossastro tostato, ma non troppo, e 60 g di malto chocolate, quindi tostato proprio bello forte, 100 g di zucchero. Sapete che io aggiungo sempre un po' di zucchero di canna perché lascia anche quel leggermente quell'aroma un po' di caramello, il succo di un limone che serve a estrarre meglio gli zuccheri dal malto, che andremo a mettere direttamente in 10 litri di acqua. Oltre ai 10 litri vi serviranno altri 3 litri per lavare le trebbie. Parliamo del luppolo. Io ne utilizzerò tre tipi perché ho quelli, voi regolatevi voi in base anche ai vostri gusti, perché tanto fatte in casa potete modificare un po' come volete. Per i puristi naturalmente questa sarà una bestemmia. Allora, torniamo a noi. 8 g di luppolo selvatico, 8 g di stiriandana e 6 g di flaggol. Allora, come procediamo? Innanzitutto mettiamo il succo di limone nell'acqua e i nostri malti, poi accendiamo la fiamma e portiamo il tutto a 50 gradi. Raggiunti 50 gradi, spegniamo la fiamma, diamo una bella mescolata, copriamo con il coperchio e aspettiamo 20 minuti. Dopo 20 minuti riaccendiamo la fiamma e portiamo il tutto a 63 gradi. Raggiunti 63 gradi, spegniamo di nuovo la fiamma e aspettiamo 30 minuti. Riaccendiamo e raggiungiamo i 68 gradi. Raggiunti i 68 gradi, spegniamo di nuovo la fiamma e dobbiamo aspettare 20 minuti. Riaccendiamo la fiamma e portiamo il tutto a 77 gradi. Raggiunta questa temperatura, spegniamo, copriamo e dobbiamo aspettare 10 minuti. Nel frattempo, io in quest'altra pentola ho messo 3 litri di acqua. Quest'acqua deve raggiungere i 78 gradi. Una volta che poi abbiamo raccolto la prima parte di mosto, con questi 3 litri andremo a sciacquare le trebbie. Messi gli altri 3 litri di acqua insieme al nostro malto, aspettiamo altri 5-10 minuti, poi andiamo a filtrare il tutto. La cosa più complicata è riuscire a filtrare il malto per questione di dimensioni di pentole, quindi io un po' l'ho recuperato in un secchio sempre per la fermentazione e l'altro andrò a filtrarlo di nuovo nella pentola. Una volta raccolto tutto il mosto,
lo mettiamo nella pentola più grande che avete e poi ci vediamo per la luppolatura, ma tra circa 10 minuti. Raccolto tutto il nostro mosto, adesso passiamo alla luppolatura. Posizioniamo la pentola sul fuoco, appena raggiunge il bollore iniziamo a mettere i luppoli, uno ogni 20 minuti. Quindi appena raggiunge il bollore mettiamo il luppolo selvatico, dopo 20 minuti il flaggol e dopo altri 20 minuti lo Styria Dana. E in totale luppoliamo un'ora. Ma man mano che metto i luppoli vi do anche i tempi tranquilli. Io, visto che qui ho il caminetto, ne approfitto, vado a luppolare direttamente sul fuoco. Raccolto tutto il nostro mosto, aggiungiamo lo zucchero e diamo una bella mescolata. Mi raccomando, scioglietelo bene, sennò poi andate a falsare la lettura della densità iniziale. Ma qualcuno dirà: come mai hai riempito così tanto il fermentatore? Sei impazzito? No, tranquilli, siccome adesso stiamo facendo una lager, ma non tutti hanno il fermentatore della Igulu o un fermentatore frigo che permetta di fare una fermentazione a bassa temperatura. Cosa faccio? Io adesso riempio il mio gallone per fermentare con il fermentatore della Igulu e quella che rimane vado a fermentarla con dei lieviti di una ale. Quindi qua andremo a mettere i lieviti per la lager, che sono Bavarian Lager, che ho recuperato dalla fermentazione fatta con quel fermentatore, e qui invece vado a mettere i lieviti recuperati dalla ricetta perfetta, così diamo a tutti l'opportunità di fare questa birra, anche se in realtà utilizzando la fermentazione a una temperatura elevata intorno ai 21, 22, 23, adesso qua estate sicuramente sarà più alta. Non potrete chiamarla Amber Keller, perché quelle sono delle lager, potete chiamarla tipo Amber Keller. Non ditelo in giro. Bene, controlliamo la densità iniziale. Densità iniziale 1032, quindi dovrebbe venire una birra leggera intorno ai 4-5 gradi di gradazione alcolica. Allora, riempiamo il nostro gallone. Aggiungiamo i lieviti, sigilliamo e poi andiamo a posizionare nel fermentatore. Fermentazione partita, ho fatto quella a tre stages, adesso da vicino vi faccio vedere cosa significa, sono la fermentazione a tre temperature diverse, quindi sono 6 giorni a 10 gradi, 4 giorni a 14 gradi e gli ultimi 5 giorni a 4 gradi. Invece nel fermentatore classico vado a mettere due cucchiaini di lievito, quelli recuperati, chiudo con il coperchio, sul coperchio c'è il gorgogliatore, all'interno del gorgogliatore ho messo del whisky. Chiudiamo e aspettiamo che la fermentazione inizi, quindi tra 24 ore vi aggiorno, qui la fermentazione sarà iniziata, lì la temperatura sarà scesa. Dopo 24 ore, come potete vedere, la fermentazione è bella attiva. Stamattina era ancora più attiva, c'era la schiuma. Adesso la schiuma è già sparita, probabilmente perché ieri ho abbondato con il lievito, quindi la fermentazione è stata più rapida. Mentre qua sulla destra il nostro fermentatore high-tech sta facendo il suo dovere. In questo momento segna 6 gradi, credo perché prima c'è stato uno sbalzo di corrente ed è saltata la corrente. Era 3 mesi che non pioveva qui in Puglia. Oggi ha fatto temporale.
Dopo 9 giorni nel fermentatore, la nostra birra ha finito la fermentazione, quindi è imbottigliata. Avrei già potuto imbottigliare ieri, ma sto facendo il vino e ieri non ho avuto tempo. Mentre, come vi mostro adesso al video, nel fermentatore a bassa temperatura, essendo una lager, la fermentazione sta andando avanti. Con questi ingredienti otteniamo circa 10 litri di birra in totale. Adesso valutiamo la gradazione alcolica. La densità finale è 1200, quella iniziale era 1032, la differenza fa 30. 30 diviso 7,5 fa 4, più lo zucchero che ho messo in bottiglia per la rifermentazione in bottiglia. La gradazione alcolica finale della birra in bottiglia sarà del 4,5, mentre quella nel fermentatore sarà solo del 4%, quindi una bella birra leggera da consumare con i nostri amici. In più ho anche imbottigliato nella bottiglia la 75 con la mia nuova tappatrice donatami da mia suocera, grazie Luciana, così provo anche a utilizzare le altre bottiglie e vediamo poi come va a finire con le altre bottiglie, poi vi aggiorno. Qui bottiglie più piccole, qualcuno di voi mi ha consigliato l'Ichnusa non filtrata, le bottiglie vanno benissimo. È un po' complicato andare a riempire perché hanno il collo corto, quindi la schiuma viene su e bisogna fare un po' d'attenzione. Bene, adesso bisogna aspettare i 15 giorni, non so se resisterò alla rifermentazione in bottiglia, ma ancora qui nel nostro fermentatore mancano 6 giorni, quindi ci rivediamo tra una settimana, 10 giorni circa. Per fare una degustazione proprio fatta bene, non solo inviterò gli amici, così da avere anche l'opinione di altri, ma sono riuscito a procurarmi il cilindretto del CO2. Questo è Soda Stream, quindi i cilindri quelli per l'acqua gassata in casa vanno benissimo. Il costo è 34 euro, quindi se qualcuno vuole dare un super thanks anche di 1 euro, andiamo ad ammortizzare la spesa. Adesso vado a montarlo. E per la degustazione ci vediamo dopo, vi faccio vedere come funziona anche il montaggio sul nostro fermentatore Fashion. Naturalmente il rubinetto prima di avvitare la bombola deve essere chiuso. Bene, installato, dobbiamo dire al nostro fermentatore che invece dell'aria utilizzeremo la bombola dietro di CO2. E voilà, questa è già a 3 gradi. Non ci resta che mettere anche l'altra in frigo e ci vediamo domani per la degustazione. Ready? Yes. Three, two, one. Bene, dai, adesso proviamo quella dell'aspiratrice. Niente, il problema è che fa sempre troppa schiuma. Questa mi sa Meglio in bottiglia. meno corposa, un po' più acquosa. Poi anche io l'amaro lo sento meno, si sentiva più il lupo. Infatti si senteva molto di più l'amaro in quello. In questo sembra un po' più sciapita, nel senso molto meno, molto migliore quello di bottiglia. E poi va la schiuma. Il colore è uguale, sì, però rende, è migliore l'altro, molto meglio. Poi non so se facendo tutta questa schiuma è un po' sgasata, quindi devo ancora lavorarci sopra, vediamo se risolviamo il problema. È una schiuma finta. Infatti. Bene, come al solito vi incoraggio a iscrivervi al canale, lasciamo un mi piace, guardare gli altri video. Ringraziamo Andrea, Dario e Ronny per la collaborazione. Se anche voi passate qua a Ruffano, ditemelo che organizziamo e vi faccio fare la degustazione della birra. Ciao ciao! Ciao!